la connessione. Vediamo un attimo, vediamo se si Vediamo. collegano. Sì, dobbiamo aspettare qualche minuto. Intanto, ciao Alan. Ciao, ciao Serena. Sto Vediamo. guardando perché ho i due collegamenti, no? Ho la diretta, ho da una parte Facebook e da quest'altra la Certo, diretta. per Quindi, controllare se siamo in diretta, esatto. esatto, per Così io controllare io direi di sì. volevo Quindi condividerla. vediamo un attimo. Sto guardando se qualcuno è collegato. In questo momento non vedo nessuno. Io vedo che siamo in diretta, sì, quindi adesso io la Sì? condivido nella mia pagina di Garoni e Perfetto, scrivo benissimo. on air, non so cosa. Perfetto. Allora direi che se ci siamo, io di qua invece sono bloccata, quindi non lo Io, so. no, io qui ci vedo in diretta, sì. Adesso Allora, se siamo in diretta, sì, ci siamo. visto che dovremmo essere in diretta, io provo a seguire un attimo, mi collego anch'io, scusami, ma sto. Assolutamente. Ecco, sì, vedo qualcuno che scrive. Quindi ti confermo, Alan, che siamo in diretta. Bene. Bene. Allora, piccole presentazioni di rito. Grazie intanto, Alan di Garoni Immobiliare, per aver accettato il mio invito a questa chiacchierata. Infatti, questo momento si chiama Quattro Chiacchiere, proprio la modalità più semplice, con. In questo caso ti ho chiamato all'appello perché? Perché allora io sono, come sapete, una fotografa di interni e opero e lavoro spessissimo con agenti immobiliari, home stager, investitori immobiliari e praticamente ho pensato che fare quattro chiacchiere praticamente, scusate ma mi è partita la diretta adesso. Ecco, scusate, il bello della diretta. Allora, fare quattro chiacchiere con chi opera con me può servire a far capire un po' quello che sono i collegamenti, no? Cioè, perché il mio lavoro può essere importante e aiuta gli agenti immobiliari, aiuta gli investitori, le home stager e quant'altro. E perché invece, qual è il tipo di collaborazione? Cioè, quali sono, diciamo, i momenti anche o i lavori che si possono fare insieme? Quali sono le caratteristiche del tuo lavoro, ad esempio? Tu sei agente immobiliare. Quindi ho voluto creare un attimo questi momenti di chiacchierata proprio per capirne meglio, saperne un pochino di più. Ok? Quindi, Alan, ti ringrazio. Direi che partiamo subito. Ti lascio a te le presentazioni. Quindi, se per favore ci dici chi sei, cosa fai e poi anche il perché. Cioè, così, racconta. Beh, innanzitutto ciao a tutti. Io sono Alan Barnabè, faccio parte dell'agenzia immobiliare Garoni di Faenza. Sono un agente immobiliare, anche se personalmente preferisco considerarmi un professionista dell'immobiliare, perché agente forse è riduttivo per le competenze e l'attività che c'è dietro all'immobiliare, che non si limita solo a aprire la porta come tanti possono credere e alcuni fanno, perché purtroppo la verità è questa, ma c'è molto dietro. Faccio questo lavoro perché ci piace aiutare la gente a rendersi disponibili e funzionali per soddisfare un bisogno primario, come la casa, che soprattutto in questo periodo, in questo momento del state a casa, diventa fondamentale. La gente ha riscoperto quello che è la casa, per forza, e il poter aiutare le persone a soddisfare i loro bisogni è un bel perché e a noi ci piace molto perseguirlo. Ma infatti Alan, guarda, scusami se esco proprio un minuto dal nostro percorso di, diciamo, di conoscenza, no? In questa fase. Questo pensiero che hai detto è proprio bello, perché in effetti forse la velocità diciamo, del pre-Covid, no? Forse ci ha fatto perdere quell'attenzione alla casa che invece in questo momento veramente è tornata questa attenzione, no? Proprio perché stiamo vivendo la casa veramente 24 ore su 24.
Quindi io credo che il tuo lavoro da adesso in avanti, non fra 15 giorni o 20, da adesso in avanti, sia fondamentale, perché noi adesso abbiamo bisogno di veramente di ritornare a dare quell'attenzione alla casa per stare bene, per starci bene dentro, per viverla bene, giusto? Sì, sicuramente abbiamo riportato la casa al centro del nostro mondo. Mentre prima c'era chi aveva già questo desiderio, ma c'era anche chi viveva la casa meramente come un punto d'appoggio, giustamente e ingiustamente, perché anche le esigenze lavorative erano tali. Questo periodo di smart working vincolato sicuramente cambierà anche certe strategie delle aziende. Nulla tornerà come prima, è indubbio, e anche le esigenze delle case, inteso proprio come spazi abitativi, saranno sicuramente diversi. Noi dovremmo essere pronti, allora noi non le costruiamo, quindi non è che le modifichiamo o creiamo qualcosa, ma dovremmo essere pronti e in grado di ascoltare e aiutare le persone a soddisfare i nuovi bisogni, perché probabilmente non sapranno neanche come dirli questi nuovi bisogni, perché è qualcosa di nuovo, è nuovo per tutti, è nuovo per chi ne parla, è nuovo anche per chi ne ascolta. Bene, allora ti faccio una domanda, perché sembra scontato, ma non voglio dare per scontato nulla. Quindi, nel tuo lavoro, a chi ti rivolgi? Quindi, chi sono i tuoi clienti? Beh, noi ci rivolgiamo alle persone che hanno il desiderio e l'esigenza di cambiare il proprio status abitativo. Ma può essere abitativo come può essere economico, perché può essere che uno cerchi la prima casa, può essere che uno stia cercando un nuovo tipo di investimento, può essere che qualcuno cerchi qualcosa da utilizzare come rifugio nei weekend, nei momenti di stacco. E i nostri clienti sono persone che sono stanche del modo di lavorare delle agenzie tradizionali e cercano qualcosa che sia moderno, che sia smart, che sia contemporaneo. Per questo che siano foto, i video, i post sui social, comunque una comunicazione diversa, una comunicazione moderna in un mondo, quello delle agenzie immobiliari intendo, che si è svegliato con 20 anni di ritardo. Si sta iniziando a svegliare ora di qualcosa che nel 2000 era già comune. Guarda, questo è super interessante, ovviamente per me che sono fotografa, ma credo un po' per tutti, perché è un po' quello che dico sempre io. Cioè, noi adesso in questi ultimi anni soprattutto, no, abbiamo la fortuna di vedere tutto tramite gli smartphone, tramite il telefonino, no? E quindi, cioè, e avendo meno tempo rispetto al passato, cioè siamo obbligati, tra virgolette, a, ad esempio, io prima di trovarmi in questa casa ho fatto una grossa ricerca, sia per la, inizialmente avevo guardato l'acquisto, poi l'affitto, no? Quindi io, cioè, a tempo perso, perché purtroppo lavoriamo tantissimo, e quindi a tempo perso mi mettevo lì sul mio cellulare a guardare le foto degli immobili, cioè si parte da lì. E ti dico la verità, trovare dall'altra parte un agente, un'agenzia, un consulente immobiliare, una persona di fiducia che mi assiste in questo percorso che chiaramente magari io non conosco, che però che sia smart, che sia all'altezza della tecnologia che c'è adesso, oggi, no? Quindi se ho bisogno di avere, che ne so, la planimetria o ulteriori foto, me le possa mandare in maniera veloce, rapida, anche sul cellulare, un video, cioè questo discorso che hai fatto di essere comunque diciamo moderni, diciamo così, per me è un grande vantaggio, ad esempio, cioè lo vedo come un grande vantaggio. È così, d'altronde tutti viviamo col cellulare in mano e in questo periodo si è enfatizzata questa cosa. Perché venendo a mancare a tutto il rapporto umano di contatto, quindi l'ingresso anche in un'agenzia, ma anche la semplice telefonata, perché non sai realmente se ti rispondono, chi ti risponde, eccetera, essere presenti a livello di video e di foto, cioè rendere qualcosa ben fruibile a tutti, fa la differenza. Infatti ti chiedo, cioè, qual è il tuo approccio al lavoro e quindi cosa fai nella pratica? Cioè, l'agente immobiliare moderno, il consulente immobiliare moderno, cosa fa nella pratica? Tu cosa fai? Allora, diciamo che il lavoro è molto ampio e complicato, nel senso, ed è difficile scriverlo in poche parole.
si può definire in quattro step comunque. Il primo passaggio è la valutazione della casa, poi abbiamo la messa in vendita della casa con tutte le strategie annesse, la trattativa con assistenza mutua e stipula e l'assistenza post stipula. Cioè, nella pratica cosa facciamo? Noi siamo un team, siamo una squadra e facciamo di tutto. Facciamo dai sopralluoghi alle valutazioni, a controllo documentale e a servizio fotografico con macchine professionali, oppure servendoci, quando è qualcosa di un po' oltre alle nostre potenzialità, di fotografi professionisti interni come sei tu. Facciamo strategie di marketing, sia per quanto riguarda i social che per quanto riguarda i portali, fino ai video emozionali sulle case, sia di presentazione, sia semplicemente puramente visual. Facciamo le volture delle utenze post stipula, al collegamento tra le parti, venditori, acquirenti, banche, notai. Poi, senza dimenticare, tutta la parte che riguarda gli affitti, perché noi facciamo anche tutta la parte degli affitti. Quindi, insomma, diciamo che la nostra situazione è ampia come lavoro. Oltre alla parte old, diciamo, quella che è l'assistenza vera e propria, adesso è aggiunta tutta la parte di marketing ed è fondamentale. Fino a 15 anni fa, per cercare la casa, prendevi il giornalino ed entravi in un'agenzia o guardavi le vetrine, adesso prendi il telefono, inizi e sfogli e guardi. Così. Noi riceviamo tantissime email la sera dopo le 10:30, il sabato e la domenica, nel momento in cui la gente giustamente ha tempo per poter fare queste cose. Verissimo, ma infatti guarda, io appena ti ho conosciuto ho capito che tu lavori in questa maniera che a me piace molto. Ripeto la parola smart, ma si può semplificare in modo agile. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che cerco poi in tutti i settori è avere, e cerco di essere io per i miei clienti, cerco un professionista che mi renda la vita facile, che si occupi della mia questione, in questo caso una ricerca di una casa o la vendita della mia casa, ad esempio, che si occupi lui di tutta la parte, come dici te, sia old, quindi magari tecnica, di controllare la documentazione, che io ovviamente non posso conoscere, ma anche della parte marketing e quindi tutto quello che c'è di annesso e connesso. Quindi ottimo, mi piace tantissimo. Ti faccio un'altra domanda. Quindi, come puoi aiutarmi nel concreto se io domani avessi bisogno di te? Beh, io ti risponderei così. Se sei stanca di vedere annunci vecchi con foto brutte, sei stanca di chiamare e chiedere informazioni, sentirti rispondere ah sì, ma vediamo, sì, ma intanto andiamola a vedere, così ci conosciamo e facciamo quattro chiacchiere, e invece vuoi sentirti ascoltato, ascoltate, se hai voglia di novità e se hai voglia di vedere valorizzare la tua casa, ecco, questi sono i nostri servizi. Il concetto è proprio quello di valorizzare quella che è la casa. E si valorizza solo con strategie di marketing specifiche, perché tu ci insegni che una bella foto la riconoscono tutti, una brutta foto fa schifo a tutti. Sì, è vero, confermo. Il bell'annuncio comunque invoglia a prescindere di essere visto e guardato e valutato, il brutto annuncio anche di una casa bellissima va a sminuire il valore di quella casa, perché il valore percepito comunque online è tutto. Verissimo. Io confermo tutto e sono super d'accordo, Alan, grazie. Ultima domanda, giusto per così ridefiniamo anche e geolocalizziamo la tua storia, il tuo lavoro, quindi dove operi, dove lavori, dove possiamo trovarti e ti possiamo contattare in questo periodo e come? Assolutamente contattare sì, sia tramite WhatsApp, sia email, sia numero di telefono dell'ufficio che abbiamo ovviamente girato sui cellulari, ma anche sui canali social, che sia Facebook, che sia Instagram. Noi siamo comunque presenti, non possiamo accompagnare fisicamente nelle visite, ma sicuramente siamo online con tutti i video che avevamo già girato dei nostri immobili, in vendita con tutte le foto, i servizi fotografici che abbiamo. Prettamente noi come agenzia operiamo su Faenza perché siamo di Faenza, ma in realtà lavoriamo un po'
tutta quella che è la Romagna, fino a Marina di Ravenna, Punta Marina, Bagnacavallo, Cotignola, Brisighella, Modigliana, Tredozio, Marradi, Forlì, Bologna, Imola, cioè in realtà non abbiamo una localizzazione limitata. Forse la cosa che interessa di più di dove è la casa è il mindset dei venditori, cioè se chi vuole vendere capisce e valuta quella che è la nostra strategia di vendita. Se un venditore ragiona nell'ottica, ma io te lo dico, poi sai che lì c'è la casa, punto e basta, noi quella casa non è che ci interessi. Se una persona, un venditore dice mi piace come lavorate, sono d'accordo che ci voglia una strategia per vendere le cose oggi, allora può essere ovunque che noi ci lavoriamo. Bello, tra l'altro mi hai detto delle zone, io cioè ormai chi mi segue, chi mi conosce lo sa, io amo la nostra terra, la Romagna, e amo, adoro le colline sopra Faenza, Brisighella, ma tutto lì attorno, cioè è stupendo, invito tutti un domani, quando si potrà, a riconsiderare e ritornare molto spesso nelle nostre zone, perché io le adoro, sono bellissime. E, ti volevo chiedere, scusami, l'ultimissima domanda, cioè come vivi questo periodo? Cioè come fai a lavorare comunque non facendo le visite di persona? Cioè si può comunque continuare ad avere un contatto con clienti o potenziali clienti? Beh, assolutamente sì. Ovvio che è un contatto limitato, perché non c'è un contatto diretto, però l'essere online con le foto e i video, soprattutto i video in questo momento di presentazione delle case, permette di fare delle visite. È sbagliato dirle virtuali, perché il concetto di virtuale è qualcosa che non esiste. No, lì fisicamente noi siamo nelle case, le presentiamo, ne parliamo, le spieghiamo. Questo fa sì che uno intanto possa già ragionare e chiedersi informazioni su queste case, su questi immobili o su altre situazioni. In questo momento siamo tutti a casa, o si guarda un video, lo si fa vedere al marito che magari deve lavorare attorno alla sera, ci si ragiona sopra sugli ambienti e magari veniamo contattati con domande specifiche. Cioè non con il semplice, mi piace questa casa, dov'è, voglio andarla a vedere, ma con quanto è grande la cucina, posso mettere questa cosa, posso creare quest'altro. Cioè la prima visita è già stata fatta, siamo già nel mi piace, voglio saperne di più. Questo è il modo di lavorare oggi, probabilmente sarà il modo di lavorare anche dopodomani. Forse domani sarà un passaggio di transazione, ma questa situazione comunque ci cambierà. Ci sta già cambiando e l'evoluzione è quella. Ma quindi infatti noi riusciamo a lavorare, ovviamente ridotti, ma riusciamo a lavorare. Sì, te l'ho chiesto perché alcune invece persone che conosco che comunque stavano cercando casa, chi per la vendita, per l'acquisto, chi per l'affitto, in questo periodo chiaramente si sono un po' bloccati, e io ho proprio suggerito loro, guardate che diverse agenzie che conosco, poi chiaramente la tua, la Maris che è qui in zona da me al mare, e tante altre sono attive in questo senso che ti ho chiesto proprio, in questo momento uno da casa magari ha la tranquillità e la calma di potersi guardare bene gli annunci, i video degli appartamenti, proprio per vedere in dettaglio quali sono poi le caratteristiche delle case, le zone, tutto quanto. E può comunque scrivervi magari un'email con le informazioni, chiedervi domande, chiedervi giusto Esatto. Ecco. In più ti posso anche dire che io avevo già girato da settembre una serie di video, non si può definire un videocorso, io l'ho chiamato proprio pillole immobiliari, comunque una serie di video dove affrontavo le parole classiche del mondo immobiliare spiegandole in termini pratici, non tecnici, detto proprio volgarmente. Bello, questo mi piace. Qui è utile perché magari uno ha una trattativa in essere, oppure comunque sia, tanto la casa è un'esigenza e l'avremo anche domani, dice ma io non ho capito bene, ma quando li chiamo e mi danno una planimetria catastale o mi danno un'APE, ma di che cosa si parla? Questo è il momento per potersi anche informare in maniera semplice e chiara, perché alla fine uno non deve fare il nostro lavoro, ma è un'informazione, ne può approfittare e guardare anche questa parte qui.
L'assistenza non è solo nella vendita o nell'acquisto, l'assistenza è anche nell'educazione, nell'educare, nel senso di dare conoscenza ai potenziali acquirenti o venditori. Se Bravo. Noi andiamo a cercare su una medicina le informazioni su Google, non capisco perché nell'acquisto di una casa, che è un passo importantissimo, ma anche un affitto, non è nel momento della casa, che uno spazio che vivremo e viviamo, non ci dobbiamo informare o non ci devono essere date queste informazioni, perché prima non venivano neanche date. No, sono d'accordo e soprattutto, guarda, è una cosa che io ricerco sempre, la semplicità. Quello che tu hai detto, e infatti io ti trovo molto semplice, nel senso che è una grande dote, perché non abbiamo bisogno di paroloni. E io questo lo dico sempre anche in fotografia, cioè la semplicità aiuta veramente la collettività. E quindi anche in un campo dove ovviamente io non posso sapere tutto dell'immobiliare e dei procedimenti per acquistare una casa o per prenderla in affitto, ma capirne un pochino di più mi fa entrare dentro. E chiaramente tu mi devi accompagnare in questo, però sono pienamente d'accordo, quindi ottimo lavoro. Io, Alan, direi che siamo arrivati alla fine. Non abbiamo salutato nessuno. Magari salutiamo per correttezza. Salutiamo amici e colleghi che vedo, Laura, Debora, ciao Caterina, Giovanna, Elisa, Michela e poi tanti altri. Adesso scusate ma non vedo tutti. Se vuoi salutare anche tu, Alan. No, io continuo a salutare, risaluto tutti e ti ringrazio soprattutto per avermi chiamato in questa intervista, avermi dato la possibilità di far sentire la mia voce e il mio pensiero. Ma guarda, io ringrazio te perché credo che anche queste piccole chiacchierate possano aiutare chi sta dall'altra parte comunque a capire sempre di più il nostro mondo. Come dicevi te, non è solo fatto di persone che aprono una porta, ma dietro veramente c'è un lavoro che di strategia, marketing, fotografia di interni, video, videomaker, consulenza immobiliare, cioè tutta la parte tecnica, veramente è un lavorone. Quindi grazie per averci un po' fatto entrare nelle porte di Garoni Immobiliare. E quando passo da Faenza prossimamente, speriamo presto, ti vengo a trovare di persona. Assolutamente. E niente, poi ci vediamo presto, quindi salutiamo tutti, grazie a tutti, grazie Alan. Grazie a te Serena, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie, ciao. A presto. Ciao.